Caterina Policaro, come descriveresti l'innovazione di cui abbiamo bisogno? Come deve essere l'innovazione? L'innovazione secondo me non è qualcosa di straordinario che viene calata dall'alto e quindi esplode e tutti si accorgono che è innovazione. L'innovazione vera è quella che arriva nella vita delle persone, la cambia, la stravolge, ma con la semplicità che diventa quotidianità d'uso, per cui non è più innovazione ma cambiamento e miglioramento di vita, dalle piccole cose alle grandi cose. Quindi l'innovazione come un insieme di strumenti e di pratiche che diventano parte integrante della nostra vita senza quasi che ce ne accorgiamo. Sì, come facilitatore l'innovazione facilita la vita quotidiana, quindi dal livello più basso che è quello del cittadino che sta in giro per la strada, la mamma, la nonna, ma soprattutto la persona normale che ha in mano un qualcosa e lo comincia ad utilizzare. Esempio banale, i telefonini fino a qualche anno fa non erano così diffusi, adesso non si vive senza, quindi anche la persona di qualunque livello sociale, di qualunque età, ha in mente e in mano un telefonino, lo sa usare, sa che cosa serve e fa parte della sua vita, per cui non è più un'innovazione ma è semplicemente un'evoluzione di quello che si fa nella vita naturale. Caterina, insegni in che scuola? Insegno alle scuole superiori. Da insegnante, che cosa ritieni che andrebbe fatto per sostenere i giovani nel momento della formazione e aiutarli ad avere nel DNA l'innovazione? Allora, bisogna educarli soprattutto alla non passività, perché in questo momento è disponibile la tecnologia in mano a tutti realmente, anzi i ragazzi vanno a mille su queste cose e usano oggetti perché è la loro vita quotidiana. Bisogna educarli alla non passività e al non avere tutto gratis e disponibile solo perché sta su internet, solo perché con un click su un telefonino o su un televisore o su una console ottengono quello che vogliono. Quindi la facilità dell'avere le informazioni contro il fatto di non abituare la mente comunque ad utilizzarla per ricercare e per invece vivere quotidianamente. Quindi l'educazione anche al senso civico, al rispetto degli altri, che è fatto di persone non divise dagli strumenti tecnologici. Addirittura tu oggi durante il panel dicevi che serve una grammatica. Serve una grammatica perché io, guardando i ragazzi alle scuole superiori ma anche più piccoli, non hanno la grammatica d'uso, hanno degli oggetti che usano. Come in quanto oggetti, non ne capiscono la portata, non ne capiscono l'innovazione, non ne capiscono essenzialmente il significato, la grammatica d'uso. La grammatica vuol dire le facili regolette per cui con i quattro elementi che hai tu parli poi una lingua e la parli correntemente. La lingua si può parlare anche se non hai la grammatica, però poi non si viene capiti. Mentre se hai la grammatica in mano, sai che un telefonino, un computer, la rete in mano, esponenzialmente crea conoscenza, la aiuta a diffondere e aiuta a crescere. Finché non c'è questo passaggio, l'uso degli oggetti sarà un semplice e mero uso di oggetti tecnologici di qualunque tipo, avremo sempre bisogno dell'ultima novità, quando basta anche un telefonino di vecchia generazione per andare su internet. E la novità è internet e l'accesso alla conoscenza, non tanto quello, la cosa stratosferica che l'oggetto fa. Grazie mille. Grazie a voi.